Il governo si appresta a rottamare per sempre i co-co-co e i co-co-pro. Nel Consiglio dei Ministri in corso vengono varati i decreti attuativi della riforma del lavoro. Oggi è il giorno atteso da anni, fa sapere Renzi con un tweet, ma è di nuovo scontro con la CGIL. La leader Camusso attacca: con questi provvedimenti il governo liberalizza i licenziamenti. Segnali di ripresa per la produzione industriale italiana. L'Istat ha reso noto che a dicembre gli ordinativi hanno registrato un balzo del 4,5% rispetto al mese precedente. E mentre l'Istat conferma la deflazione, sul futuro della nostra economia è ottimista anche la Banca d'Italia. Secondo il direttore generale, siamo ad un punto di svolta, la ripresa sta cominciando. La Grecia appesa a un filo, nel pomeriggio si riunisce l'Eurogruppo decisivo. Dopo la richiesta fatta dal governo, Tsipras di allungare in 6 mesi il piano di prestiti. Ma senza vincoli, qualche segnale di disponibilità arriva dalla Germania. Il portavoce della cancelliera Angela Merkel fa sapere che la lettera arrivata dal governo greco è un buon punto di partenza. Il giorno dopo i gravissimi incidenti con gli hooligans olandesi nel centro di Roma, sono ancora fortissime le polemiche su sicurezza e ordine pubblico, oltre che sulla sottovalutazione del pericolo di tifosi violenti. Quelli arrestati per i 2 giorni di scontri nella capitale sono in tutto 29, mentre la fontana di Piazza di Spagna ha subito danni indelebili. Oggi incontro tra il sindaco Marino e il ministro dell'Interno Alfano. Situazione sempre più critica in Libia, decine di morti in 3 diversi attentati rivendicati dall'ISIS vicino a Derna, dove è stato colpito il quartier generale delle forze di sicurezza. Tra gli obiettivi il presidente del Parlamento di Tobruk, che si è salvato. Intanto i jihadisti hanno conquistato Sirte, altra città di primaria importanza. Migliaia di egiziani in fuga dal paese sono bloccati alle frontiere con la Tunisia. Buongiorno e benvenuti al telegiornale della 7. In primo piano oggi c'è la riforma del lavoro, il Jobs Act, che oggi segna una tappa decisiva in Consiglio dei Ministri, un Consiglio dei Ministri che è iniziato circa un'ora fa ed è tuttora in corso. Un giorno atteso da anni, ha detto Matteo Renzi questa mattina. Matteo Renzi che ieri sul provvedimento aveva incassato l'approvazione dell'OCSE. Oggi è il giorno, atteso da anni, il Jobs Act rottama i co-co-co, co-co-pro vari e scrosta le rendite di posizione dei soliti noti. L'immancabile tweet del Premier Renzi anticipa, con l'altrettanto immancabile enfasi, l'attesissimo Consiglio dei Ministri di oggi, cominciato poco dopo mezzogiorno e mezza, saltati i decreti fiscali per l'assenza di Padoan impegnato a Bruxelles. Il piatto forte è quello servito dal Presidente del Consiglio, ovvero il Jobs Act e i suoi provvedimenti attuativi. 3 i fronti principali. In primo luogo l'abolizione dell'articolo 18, così come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi, con il reintegro nel posto di lavoro che rimarrà solo nei casi di licenziamenti discriminatori ed in alcuni casi di licenziamenti disciplinari, quando cioè il fatto materiale contestato è insussistente. Il nodo da sciogliere però in questo caso è quello dei licenziamenti collettivi. PD, SEL e Movimento 5 Stelle nei pareri espressi alla Camera e al Senato hanno chiesto di escluderli dalla nuova disciplina, proponendo il mantenimento dell'attuale regime. Il governo però pare orientato a non cambiare idea e ad applicare le nuove norme anche ai licenziamenti collettivi. Nuove norme che varranno per i neoassunti con il contratto a tutele crescenti, che oggi vedrà finalmente la luce e che assorbirà tutto ciò che rientrerà nell'area del lavoro subordinato, compresi i contratti co-co-pro e co-co-co, ad eccezione naturalmente delle vere collaborazioni autonome. Terzo pilastro, la fusione tra ASPI e mini-ASPI e la conseguente creazione della NASPI, il nuovo ammortizzatore sociale destinato a dare sostegno alla disoccupazione involontaria fino ad un periodo massimo di 2 anni. Misure che piacciono alle imprese, del resto la scelta di campo di Renzi è chiarissima e la foto di Mirafiori di 2 giorni fa con il Premier dichiaratamente gasatissimo dai progetti dell'amministratore delegato di FCA Marchionne sta lì a dimostrarlo. Meno ai sindacati ed in particolare a Susanna Camusso, che boccia l'esecutivo su tutta la linea. L'unico risultato sarà quello di aver liberalizzato i licenziamenti, di aver deciso che il rapporto di lavoro, invece di essere stabilizzato, sia frutto di una monetizzazione crescente. La polemica tra il governo e il maggior sindacato nazionale dunque non si spegne. La numero uno della CGIL ha risposto chiaramente anche all'OCSE, secondo la quale il Jobs Act potrebbe far crescere il PIL del 6% in 5 anni. Detiene il record delle previsioni sbagliate, ha detto Camusso, e su questo in effetti è difficile darle torto. E buone notizie arrivano dalla produzione industriale italiana, che l'Istat ci dice ha fatto un balzo in avanti con un sensibile incremento nel mese di dicembre del 2013, un fatturato dunque in crescita che almeno oggi rende la famosa lucina in fondo al tunnel un po' più visibile.
Industria italiana alla riscossa è la sintesi dei dati diffusi oggi dall'Istat. Cominciamo dagli ordinativi. Venivamo da 2 anni in negativo, il 2012 in particolare era stato quello del tracollo e invece il 2014 si è chiuso con un più 1,1%. Nel dicembre del 2014 si è registrato un aumento del 5,8% su base annua, un rialzo dovuto in buona parte all'impennata registrata proprio nell'ultimo mese dell'anno scorso, mese in cui le commesse hanno segnato un più 4,5% su novembre, addirittura un più 8,1% se ci si limita a considerare il comparto estero. Una crescita così forte non si registrava da 5 anni, da lontano settembre 2009. Aumentano soprattutto le richieste di apparecchiature elettriche, scendono invece quelle nel settore dei computer. Anche il fatturato 2014 è risultato in positivo, anche se di un soffio, con un più 0,1%. Anche qui il traino viene soprattutto da oltrefrontiera, ma è positivo questa volta anche il risultato ottenuto sul territorio nazionale nell'ultimo mese dell'anno. Segnale questo che fa sperare in un risveglio anche della domanda interna. Anche se, ci avvisa sempre l'Istat, a gennaio l'Italia è tornata ufficialmente in deflazione. L'andamento dei prezzi infatti mantiene il segno meno sia nel confronto mensile che in quello annuale. Siamo ai minimi da oltre mezzo secolo, cioè dal 1959. Tutti i capoluoghi di regione sono in deflazione, precisa l'Istituto di Statistica, tranne Parma, dove l'indice è fermo, e Bolzano, l'unica dove i prezzi salgono dello 0,3%. Ma sul futuro della nostra economia oggi arrivano le parole confortanti di Banca Italia, o per meglio dire del suo direttore generale Salvatore Rossi. Siamo a un punto di svolta, si è sbilanciato Rossi, la ripresa sta cominciando dopo 3 anni e mezzo, questo trimestre dovrebbe segnare un primo piccolo segnale positivo e ci si aspetta la prosecuzione della ripresa per tutto quest'anno e il prossimo. Soprattutto, ha spiegato Rossi, grazie alle misure varate circa un mese fa dalla BCE, il quantitative easing di Mario Draghi dovrebbe significare per l'Italia un punto percentuale di PIL in più nei prossimi 2 anni. E intanto questa mattina la Camera, l'Aula, ha approvato con 280 sì e 96 no il cosiddetto decreto mille proroghe, sul quale ieri il Governo aveva ottenuto la fiducia. Il provvedimento passa ora al Senato, che ha tempo fino al 1 marzo per il sì definitivo. Adesso passiamo alla Grecia, che resta naturalmente una notizia davvero di primo piano. Tra poco a Bruxelles alle ore 15 inizierà l'Eurogruppo, sul piatto la richiesta di Atene di prorogare di altri 6 mesi il programma di aiuti sul debito, una lettera che però ieri era stata respinta perché giudicata insufficiente dal ministro delle finanze, il falco dell'austerity Schäuble, che questa mattina aveva ricevuto manforte anche dalla cancelliera Angela Merkel, che poi più tardi ha un po' ammorbitito la posizione. Insomma, ma la strada è tutta in salita, anche se in qualche modo un accordo bisognerà pur trovarlo. Il conto alla rovescia è iniziato. Tra 3 ore a Bruxelles si apre l'Eurogruppo straordinario, quello in cui si decide il destino della Grecia e, forse, dell'intera Eurozona. Con la lettera firmata dal ministro delle finanze Ellenico Varoufakis, Atene chiede ai partner europei la proroga di 6 mesi dei finanziamenti internazionali, in scadenza il prossimo 28 febbraio, promettendo di impegnarsi a mantenere l'equilibrio di bilancio. L'obiettivo del governo ellenico è guadagnare tempo utile per mettere a punto le non più rinviabili, ma ormai urgenti, riforme. È un segnale positivo che spiana la strada ad un compromesso ragionevole nell'interesse di tutta l'Eurozona, dice il portavoce del presidente della Commissione europea, Juncker. Poi riferisce di discussioni proseguite fino a stamani tra il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem e il premier greco Tsipras. Ma sulla questione, almeno in un primo momento, Berlino sembra dividersi. La missiva di Atene non presenta alcuna proposta di soluzione sostanziale, annuncia il portavoce del ministro delle finanze tedesco Schäuble. Immediata la replica del vice cancelliere Sigmund Gabriel. La proposta scritta dal governo greco per le trattative sul prosieguo del programma di riforme è un primo passo nella direzione giusta. Il presidente del Parlamento europeo, il tedesco dell'SPD Schulz, si dice sorpreso dalla velocità della reazione del ministro delle finanze Schäuble, perché, secondo lui, Atene si è mossa verso l'accordo. A fare chiarezza proprio da Berlino è la portavoce della cancelliera Merkel, Wirtz. La lettera greca dimostra che la Grecia è ancora interessata agli aiuti europei ed è un punto di partenza e un buon segnale per andare avanti nelle trattative. Poi nega divergenze tra la cancelliera e il suo vice. Stamani, del resto, a perorare la questione ellenica al telefono con Frau Merkel era stato anche il premier italiano Renzi, ricordando che a fronte delle riforme un minimo di flessibilità va concesso.
In questo momento Grecia e Ucraina sono al centro dell'incontro a Parigi tra il presidente francese Hollande e la cancelliera Merkel. Dopo un pranzo di lavoro, i due leader riferiranno l'esito dei colloqui in conferenza stampa congiunta. In attesa che l'Eurogruppo straordinario prenda il via, gli investitori, almeno ad Atene, si mostrano ottimisti. La borsa guadagna quasi il 2%. Più timorose le altre piazze finanziarie del vecchio continente, tutte vicino allo zero. Ecco, il giornale tedesco Spiegel questa mattina riporta una notizia. Secondo loro la BCE si starebbe preparando in vista di una possibile uscita della Grecia dall'euro. Quindi Francoforte starebbe predisponendo dei piani di emergenza per mantenere intatto il resto dell'eurozona. Una notizia che la BCE di Mario Draghi ha preferito non commentare. Va anche ricordato che Mario Draghi negli ultimi giorni non ha fatto che ripetere che questa è un'ipotesi davvero da evitare. E adesso un'altra notizia che sta facendo molto discutere. Sono danni purtroppo irreparabili quelli provocati dai tifosi olandesi alla barcaccia del Bernini, la celebre fontana. Il culmine, uno scempio inaudito, culmine di scontri che sono andati avanti nella capitale per due giorni tra Campo di Fiori e Piazza di Spagna. E vedremo appunto dopo quali sono state anche le reazioni, ma cominciamo dalla cronaca. Hanno camminato per le strade del centro di Roma in piccoli gruppi per non destare sospetti, percorsi diversi per trovarsi tutti insieme a Piazza di Spagna e poi di lì sfilare fino allo Stadio Olimpico. Era questo il piano di circa 500 tifosi del Feyenoord che hanno messo a soqquadro il cuore della capitale prima gli scontri a Campo dei Fiori nella notte di mercoledì. Ieri una replica ancora peggiore, cominciata con l'oltraggioso tiro a segno con bottiglie di birra nella fontana del Bernini e culminata negli scontri con le forze dell'ordine nella stessa piazza e nelle circostanti. Il bilancio di queste giornate di follia: di 29 arrestati, 19 processati per direttissima e condannati a pene tra i 6 mesi e un anno e 4 mesi, oltre a 45.000 euro di multa. 4 patteggeranno martedì prossimo, altri 6 saranno interrogati a inizio settimana. Tutti sono accusati a vario titolo di lesioni e resistenza. Gli inquirenti stanno continuando a visionare i filmati degli scontri con il procuratore aggiunto Capaldo della sezione antiterrorismo, che studia le informative delle forze dell'ordine. Non è escluso che si possa procedere anche per devastazione e saccheggio. Alto il numero dei feriti, 13 tra gli agenti, 5 tra i supporter del Feyenoord che alla vigilia della partita avevano fatto sapere su internet di essere pronti alla trasferta romana. Minacce niente affatto velate per una tifoseria nota per avere al suo interno anche frange estremiste, spesso protagoniste di scontri soprattutto con i supporter dell'Ajax, tanto che alcuni media olandesi definiscono le intemperanze dei tanti hooligan arrivati senza biglietto quasi una non notizia. Qualcosa evidentemente non ha funzionato nel piano di sicurezza, tanto che adesso la conta dei danni rischia di essere la beffa finale di una due giorni terribile. Danni a 15 dei 26 autobus messi a disposizione dei tifosi olandesi, danni ai palazzi del centro utilizzati come epitali, danni soprattutto alla barcaccia appena restaurata grazie ad una donazione privata. Dopo i primi accertamenti di ieri, l'amara scoperta dei tecnici della sovrintendenza è che essere scheggiato non è solo l'orlo del candelabro centrale della vasca, un frammento di travertino di 10 cm saltato via per il lancio delle bottiglie, ma anche altri punti con sfregi che rischiano di essere in parte indelebili anche con un nuovo restauro. A lamentarsi anche i negozianti del centro, con il presidente di Confcommercio Roma che ha stimato un danno commerciale di 3 milioni di euro per le chiusure forzate di ieri pomeriggio. Immagini che hanno fatto il giro del mondo e di cui in qualche modo adesso le autorità olandesi e le squadre di calcio dovranno in qualche modo rispondere, anche se insomma arriva proprio ora la notizia dalla conferenza stampa del sindaco Ignazio Marino, che è in corso, e Ignazio Marino dice testualmente che l'ambasciatore olandese gli ha detto che non si sentono responsabili dell'esborso economico per riparare la fontana del Bernini, e Marino ha detto di averne preso atto. Staremo a vedere. Dunque ora la politica italiana, che naturalmente... Ah no, scusate. Prima vediamo le reazioni appunto politiche anche a quanto avvenuto ieri a Roma nella capitale da parte dei tifosi olandesi. Matteo Renzi attende le scuse del Feyenoord, chiede pene esemplari per i supporter olandesi che hanno danneggiato il cuore della Roma monumentale. La responsabilità degli scontri è tutta dei tifosi scalmanati, dice il Premier, ma se ci sono state sottovalutazioni ed errori da parte nostra lo verificheremo.
perché i raid degli ultras sono già un caso politico. Incassato l'impegno a risarcire i danni e punire i colpevoli da parte dell'ambasciatore del governo olandese, Ignazio Marino fa un sopralluogo in Piazza di Spagna per verificare le lesioni alla fontana della Barcaccia e punta ancora il dito contro la gestione dell'ordine pubblico, il prefetto e il questore. Per loro era tutto sotto controllo e invece nella sicurezza c'erano falle gravi e intollerabili, insiste il sindaco di Roma. Per un futuro non deve succedere più una cosa. Sono assolutamente d'accordo, per questo la gestione della sicurezza deve. Sono d'accordissimo con voi e sono arrabbiato più di voi, se possibile. Marino valuterà l'accaduto con il ministro dell'Interno Angelino Alfano, che di rientro dal vertice antiterrorismo negli Stati Uniti è già salito dal capo dello Stato Sergio Mattarella per un incontro programmato da tempo che non riguarda gli scontri di Roma, fanno sapere dal Colle. Ma contro Alfano si lanciano la Lega, il Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia. Gli chiedono di farsi da parte. Chieda scusa e si dimetta, torna il segretario del Carroccio Matteo Salvini. Come si può discutere nei consessi internazionali di come fermare l'ISIS se non si è in grado di gestire qualcuno che ha alzato il gomito, incalza Roberto Calderoli. Il Movimento 5 Stelle presenta una mozione di sfiducia per il ministro dell'Interno. Grillo attacca. Alfano è inadeguato al ruolo che ricopre e a causa della sua mediocrità mette a rischio l'ordine pubblico del paese, dimissioni subito. Ma bersaglio delle polemiche diventa anche il sindaco Marino. Anche per lui le richieste di dimissioni da parte di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. Ecco dunque la politica che è proiettata naturalmente su quanto avviene all'estero, ma è anche il fronte interno che è molto agitato, soprattutto per quanto riguarda il centrodestra in vista delle elezioni amministrative di primavera. E poi c'è Matteo Salvini naturalmente che scalda i muscoli. Il voto amministrativo di maggio come passaggio decisivo, il segretario della Lega Salvini non ha dubbi. Dopo nulla sarà più come prima, dice a Repubblica, e non solo nel centrodestra. Renzi non arriverà a fine anno, ci saranno assetti e partiti diversi, per dire non so fino a quando la minoranza del PD potrà continuare a ingoiare fango o Forza Italia a non decidere, per non parlare della crisi dei 5 Stelle che continuano a perdere pezzi, delinea il quadro Salvini. Quindi da soli in Veneto come in Liguria per vedere l'effetto che fa mai con Alfano, ma anche pronti ad andare senza Berlusconi che appoggia Renzi sulle riforme e in Europa sta con i popolari che sostengono l'euro e adottano politiche sull'immigrazione che la Lega non condivide. Salvini sicuro che si risolveranno anche tutte le grane interne al suo partito. In Veneto Zai e Tosi troveranno l'accordo, è fiducioso. Tosi vuole presentare una lista per inserire i suoi fedelissimi, Zaia non vuole e si sta battendo per imporre il limite di 2 mandati. Ma Salvini punta al successo alle amministrative per arrivare più in alto. Mi candido al leader del centrodestra, ma nessuno può autoproclamarsi, serve un'investitura dei cittadini, servono le primarie, lancia la sfida. Che viene raccolta al volo da Raffaele Fitto, il dissidente ricostruttore di Forza Italia. Le primarie sono di coalizione, ci mancherebbe altro, sono con tutte le forze politiche che si riconoscono nel centrodestra che sono alternative al governo Renzi. Fitto pronto a combattere anche sul fronte interno a Forza Italia, ormai con Berlusconi il livello dello scontro sembra aver raggiunto il punto di non ritorno. Il neocommissario di Forza Italia in Puglia, Luigi Vitali, nominato da Berlusconi, avrebbe inviato un SMS per diffidare tutti i sostenitori di Fitto a non partecipare alla manifestazione convocata domani a Roma dall'ex governatore della Puglia. Un tutti contro tutti a 2 mesi dal voto che per gli azzurri potrebbe rivelarsi fatale, e non solo in Puglia. Per i veti incrociati di Lega e NCD il centrodestra potrebbe perdere anche la Campania, rimasta l'unica regione a guida Forza Italia. Sarebbe un durissimo colpo per Berlusconi, di nuovo preoccupato dalle novità che arrivano dal fronte giudiziario. Il 10 marzo la Suprema Corte dovrà pronunciarsi sull'assoluzione in appello per il primo grado al processo Ruby. Le ultime notizie delle perquisizioni sui presunti pagamenti alle Olgettine potrebbero spingere le toghe ad annullare l'assoluzione con un rinvio. L'unica consolazione allora per il Cavaliere in queste ore arriva dai capigruppo in Parlamento, Brunetta e Romani, protagonisti di una polemica sulla linea del partito. Hanno diffuso una nota congiunta. Nessuna spaccatura, solo discussioni, come succede in tutti i partiti, scrivono.
E poi naturalmente c'è il caos in Libia, 250 miglia marittime dalla Sicilia, la situazione è davvero sempre più grave a pochi anni dalla caduta di Gheddafi, adesso è drammaticamente difficile risolvere quanto accade, ci provano le Nazioni Unite, mentre il paese è teatro di continui attentati, sono 40 infatti le vittime, quasi un centinaio i feriti di molteplici attentati che sono avvenuti questa mattina, almeno tre sono avvenuti a pochi chilometri da Derna, roccaforte dei fondamentalisti dell'ISIS che hanno rivendicato appunto questi attentati. Tre attacchi coordinati in tre posti diversi hanno seminato questa mattina morte, distruzione e terrore in Libia. È successo a Ghuba, una quarantina di chilometri da Derna. I morti sarebbero varie decine, più di 70 i feriti. Le autobombe hanno colpito il quartier generale delle forze di sicurezza ed una affollata stazione di servizio. La terza avrebbe avuto come obiettivo la casa del presidente del Parlamento di Tobruk, uscito illeso dall'attentato rivendicato dagli uomini di al-Baghdadi. Proprio loro che ieri hanno preso definitivamente Sirte, il battaglione di Misurata che aveva circondato la città e sembrava ad un passo dal cacciare gli jihadisti ha fallito. Adesso sventolano le bandiere nere anche nella città di Gheddafi, che a Sirte è nato ed è morto, dove i suoi seguaci più fedeli hanno sostenuto prima le milizie che si opponevano al governo regolare, poi gli uomini del sedicente califfato. Un'alleanza di convenienza, quella degli ex gheddafiani laici, che sembra un contrappasso col trattamento riservato dallo stesso dittatore agli integralisti islamici. Carcere, persecuzioni, torture, sparizioni. A Sirte da stasera entrerà in vigore il coprifuoco dopo le 20 locali al termine della preghiera del venerdì. I miliziani hanno occupato di nuovo stazioni radio, università, edifici pubblici. Sfilano per le strade con cortei di auto e bandiere al vento. Qualcuno saluta col segno della vittoria, non si sa se per paura o convinzione. Intanto alla frontiera con la Tunisia si accalcano i lavoratori egiziani che cercano di scappare. Dopo l'inizio delle operazioni militari del Cairo sono tutte potenziali vittime di rappresaglie. L'iniziativa diplomatica lavora per un governo di unità nazionale che metta d'accordo i principali gruppi armati, ma l'esecutivo laico del premier legittimo Al-Thani con sede a Tobruk, sostenuto dalla comunità internazionale, dall'Egitto e dagli Emirati, difficilmente si accorderà con quello di Tripoli, presieduto da Al-Azi, vicino ai fratelli musulmani, dietro al quale si muovono Qatar e Turchia. L'intervento militare egiziano dei giorni scorsi non è piaciuto né a Doha né ad Ankara e quella che sembra una guerra per procura combattuta sul suolo libico allontana sempre di più la possibilità di un governo di unità nazionale. È sempre molto difficile resta la situazione in Ucraina con il governo di Kiev che denuncia nuove violazioni del cessate il fuoco rispetto agli accordi di Minsk. Oltre 20 carri armati russi avrebbero varcato negli ultimi giorni la frontiera orientale ucraina e proprio la Grecia e l'Ucraina sono al centro dell'incontro di oggi a Parigi tra il presidente francese François Hollande e la cancelliera tedesca Angela Merkel. Li vedete appunto proprio nelle immagini poco fa la visita a Parigi della cancelliera serve anche per preparare il prossimo summit del G7 che si terrà il 7 e l'8 giugno a Elmau nel sud della Germania. La leader tedesca e presidente di turno del G7 si è già recata a Roma, Londra, Washington e Ottawa. E quello di oggi era un giorno molto atteso anche per la sorte dei due fucilieri di Marina tuttora detenuti in India. Il Tribunale Speciale di New Delhi che deve esaminare l'incidente in cui sono coinvolti Massimiliano Latorre e Salvatore Girone hanno rinviato invece l'udienza al 12 marzo. Il magistrato si è accordato con i legali dei due fucilieri sui tempi di questo ennesimo rinvio. L'odissea dei due Marò ha tagliato ieri il pesante traguardo dei 3 anni. Era infatti il 19 febbraio del 2012 quando La Torre e Girone, come ben ricorderete, furono arrestati in India con l'accusa di aver ucciso due pescatori scambiandoli per pirati. E siamo arrivati allo sport, o meglio al calcio. Si sono giocate ieri sera le sfide di andata dei 16esimi di finale di Europa League. Spettacolare vittoria del Napoli in Turchia, pareggi invece per le altre squadre italiane. Vediamo. Un bilancio con molte luci, qualche ombra, quello che arriva dall'Europa League, 4 pareggi, una vittoria, una squadra e il Napoli, di fatto ormai qualificata. Risultati a parte, questa volta a entusiasmare la notizia che il calcio italiano si è dimostrato all'altezza dell'Europa per gioco e mentalità. Si è visto un bel calcio, insomma, impressionante la prestazione del Napoli, che in Turchia ha superato per 4-0 il Trabzonspor. Ma anche la Fiorentina non è stata da meno, dimostrando personalità a Londra contro il temibile Tottenham.
La squadra di Montella ha sofferto nella prima mezz'ora, andando sotto di un gol, rischiando di subirne altri, trovando però la forza di reagire e pareggiare con Basanta, ottenendo alla fine un pareggio giusto. Tanti rimpianti per le altre italiane, il Torino fermato dall'Atletico Bilbao avrebbe meritato di più, così come l'Inter, che ha smarrito la vittoria a un passo dal traguardo. All'ultimo affondo del Celtic, dopo essere andata per due volte in vantaggio. I migliori Palace, autore di una doppietta, e Shaqiri, che si è confermato un acquisto prezioso. Male la difesa. Il resto della serata europea ha confermato il malessere della Roma, che non sa più vincere all'Olimpico l'ultima vittoria, quasi tre mesi fa. Il ritorno europeo si giocherà tra sei giorni, intanto stasera è già campionato con la Juventus che ospita l'Atalanta. I prossimi 10 giorni saranno fondamentali per la stagione bianconera, martedì gli ottavi di Champions contro il Borussia Dortmund, sullo sfondo lo scontro diretto con la Roma. L'ordine di Allegri è di evitare altri passi falsi dopo quello di Cesena. Subito dopo la partita abbiamo capito tutti, me compreso, della cazzata che abbiamo fatto e soprattutto dei punti che abbiamo lasciato per strada. E credo che questo ci servirà di lezione. Sarà una giornata lunga, la 24esima, il sipario calerà lunedì sera con Cagliari-Inter. Nelle prossime ore si saprà se Parma-Udinese verrà giocata. Il club emiliano ha comunicato alla Lega le pesanti difficoltà economiche. Non ci sono abbastanza soldi in cassaforte per pagare gli steward, l'azienda che fornisce l'energia e il personale addetto al servizio sanitario. Al momento l'ipotesi più accreditata è che la gara si giochi a porte chiuse. Ci fermiamo per qualche minuto, tra poco vedremo insieme se ci sono degli aggiornamenti. Bentornati in studio, sono le 14 in punto, non ci sono aggiornamenti particolari alle notizie che vi abbiamo dato durante il telegiornale, però rimanete con noi perché sta per cominciare TG Cronache con Caterina Bizzarri, che tra l'altro tornerà sugli incidenti di Roma, sullo scempio compiuto dai tifosi olandesi e sulla conferenza stampa del sindaco Marino, da dove sono emerse nuove notizie importanti e ci saranno anche nuove immagini da vedere. Grazie ancora per essere stati con noi e a domani. Arrivederci.